Buongiorno amici di Lucky, oggi siamo a Club, qui al Club di Lucky, dove si sta svolgendo una gara sociale di preparazione della nostra società che si chiama Flow, essere di nuovo a Due Laghi, e andiamo a vedere come si stanno comportando i ragazzi. Siamo qui con Matteo e Daniel, che hanno appena fatto la prima garetta delle tre che faranno oggi. Decideranno come sono approcciati alle prime fasi della gara e poi successivamente come sono andati a concluderla. Allora, parto io, sono partito con uno spoon un pochino più pesante, con risgargianti, quindi un Runei da 2,8 grammi, per poi scendere fino a un Masukuroto, visto che le trote stazionavano nel primo strato d'acqua, quindi Masukuroto, il colore che è andato di più è stato il bianco, e qualche crank fine gara per andare negli strati un pochino più bassi, visto che si erano avvicinati al poggio, niente di più. Tutto invece te, Daniel? Allora, io le prime fasi di gara anch'io ho pescato con un Runei 2,8, colori molto sgargianti, e poi alla fine ho cambiato, secondo turno ho messo un QM, sempre colori abbastanza da reazione, quindi rosa e giallo. E nella seconda parte di gara ho cambiato completamente approccio, ho pescato a vibe e ha reso tanto in caduta e per ora a finire con spoon da ricerca come il Tulle o Runei da 1,8 grammi. Wow, quindi due approcci diversi che comunque hanno abbastanza pagato, sì, sì, i 10 sono usciti. Assolutamente. No, magari non inizialmente come si pensava, ma andando avanti con la gara magari appena è uscito un po' il sole si sono magari per le sono condizioni attivate. Atmosferiche hanno reso un po' diversamente dal solito, forse anche la taglia hai fluito sicuramente, però insomma dalla seconda metà di gara in poi siamo rimasti molto è una buona taglia, si riesce a gestire bene, quindi facciamo un complimento a presto. Ottimo inizio. Grazie, vediamo alla prossima come va. Ragazzi, vi presento anche Simone, che è vicepresidente della nostra società, e vi spiegherà come è organizzato questo sfidino amatoriale che si è tenuto stamattina.
fai? Allora, gli sfidini si svolgono uno contro uno in modo da poterci scontrare tutti. Siamo sei adesso a fare il sociale, quindi prima della gara facciamo un'estrazione per avere ognuno il proprio numero. Abbiamo diviso la sponda in tre picchetti e ci sfidiamo appunto uno contro uno in turni di 16 minuti. Dopo 8 minuti vi è una pausa e ci si inverte sul posto. Questi sono sfidini che comunque facciamo anche in giro per l'Italia, è il classico sfidino del trotarea e niente, vince chi prende più pesci validi ovviamente in questo lasso di tempo. Il vincitore di sfidino vince, prende 4 punti, il perdente ne prende 0. In caso di pareggio con pesci si prendono entrambi 2 punti. In caso di pareggio senza pesci ogni concorrente prende un punto. Alla fine della gara noi facciamo la somma dei punti, la somma dei pesci e facciamo una nostra classifica. A fine anno, oppure decideremo quando, avremo fatto un tot di gare e ci sarà una classifica nostra, molto goliardica questa cosa, per vedere chi è il più forte, chi ha buttato di più, chi è il più scarso e niente. Questo qua è il nostro modo di allenarci quando non siamo in gara esterna. Quindi vi aspettiamo, se volete unirvi alla squadra, contattateci. Ah, lui è Gabri, che è il più giovane della società, Matteo invece l'abbiamo già presentato prima e volevo chiedergli e sapere come hanno approcciato gli ultimi turni di gara, che solitamente sono quelli più difficili, i turni di ricerca o comunque andare su insistere magari su trote che erano già apatiche, sì. Lo sono diventate sempre di più. Esatto. Quindi volevamo avere qualche informazione in merito a questi ultimi turni difficoltosi, come hanno approcciato. Ah, parto io? Beh, allora, praticamente le trote si sono stazionate appunto a galla, data la temperatura che è ancora, anche se ottobre è ancora molto caldo, quindi crank di galla come può essere un tremo, come può essere un rice, e ha dato qualche frutto anche il bananone della Alfred, ma comunque tutti i crank che stavano a galla. Hanno smesso di mangiare slow spoon, anche se ogni tanto col micro spoon si riusciva comunque a bucarne qualcuno. Invece te Gabri come si è facciato? Anch'io gli ultimi turni io ho bucato più che altro con il tremo slim, colori più sullo scuro, quindi marrone. E gli ultimi turni un po' di meno il micro spoon, invece quelli prima comunque whipperino da 1,5 comunque ha reso qualcosa. Sì. Anche il tool comunque Norris 1,8, il tour un pochino prima ha portato veramente molto. Abbiamo dovuto variare parecchie tipologie di artificiali, però comunque è questa la pesca del trotaria, avere l'intuizione di cambiare e magari anche un po' di fortuna prima degli altri, esatto. Comunque un'occhiata al compagno o comunque al concorrente vicino bisogna sempre darla. Grazie ragazzi, come sempre ci vediamo nel prossimo video.